Buongiorno da Padova, più di 600 imprenditori in assemblea straordinaria all'Hotel Crown Plaza di Limena. Presente per questo incontro Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Nazionale. Era un incontro dove dimostrare le difficoltà del momento e per questo abbiamo sentito i protagonisti dell'agricoltura polesana presenti all'incontro. No, la provincia di Rovigo in questo momento è particolarmente penalizzata perché è una provincia dove le coltivazioni sono principalmente estensive, quindi soia, mais e grano, e sono quelle colture che oggi stanno subendo un calo dei prezzi in maniera forse più accentuata di altre produzioni. In 6 mesi abbiamo perso circa il 40-50% del valore del prodotto, mentre i costi della produzione sono comunque rimasti gli stessi, e quindi i costi della PLV aziendale oggi purtroppo non copre neanche quelli che sono i costi di produzione, quindi ci sentiamo particolarmente penalizzati di più di altre province in questo momento. Voi vi aspettate da questo incontro delle proposte da portare a Bruxelles? Bruxelles, secondo lei, è sorda o recepisce tutte le vostre richieste? O avete bisogno di fare queste manifestazioni, non solo queste, specialmente quelle dei trattori, per farvi sentire? Allora, io parto dal punto di vista che la nostra associazione da sempre si è battuta per tutelare i nostri diritti, anche le nostre istanze. L'assemblea di oggi vuole raggiungere e comunicare a tutti i soci, anche quelli meno propensi magari a partecipare ad attività sindacali, cosa è stato fatto fino ad oggi e su quali tavoli ci si sta adoperando per trattare. Alla luce dei recenti sviluppi che hanno portato diversi agricoltori nelle piazze con movimenti liberi, la nostra associazione sta cercando di coordinare, diciamo, in maniera lineare e strutturata una proposta che possa essere credibile. Abbiamo un'apertura da parte di quella che è il Parlamento europeo importante, che sembra voler anche concedere delle importanti concessioni, diciamo, al settore, ma questo non basta. Noi dobbiamo cercare di alzare la posta, non ci servono dei compromessi al ribasso temporanei, serve rivedere a livello strutturale delle politiche che siano solide, che possono garantire uno slancio per le nostre imprese agricole, quindi io sono molto fiducioso in questo. Poi un altro tema che verrà trattato oggi e sul quale siamo molto preoccupati è quello legato ai prezzi, i prezzi in agricoltura e i prezzi soprattutto delle commodities, cereali, soia, che stanno diminuendo mentre i costi di produzione stanno aumentando. Parlando di Polesine, la nostra vocazione è di piccole aziende. C'è ancora spazio per le piccole aziende in questo sistema agricolo? Ma di spazio ce n'è, bisogna anche pensare che quanto sia importante aggregarsi, lavorare assieme, no? E certamente devono essere anche trovate delle soluzioni dal punto di vista organizzativo migliori rispetto alle attuali. Quello che noi vorremmo che si verificasse è una gestione migliore di tutta la filiera al fine di arrivare ad avere un miglior prezzo per quello che riguarda i cereali. La nostra è una provincia cerealicola che produce un grano di ottima qualità, un mais invidiato da altre zone del paese, quindi noi dovremmo cercare di migliorare le nostre produzioni, però cercando di rimanere anche sul mercato. Gli agricoltori si identificano ancora con le associazioni di categoria? Ecco, quella è una domanda difficile da rispondere, in quanto per esempio le associazioni sono state molto staccate dal discorso, dal movimento dei trattori, diciamo. A torto o a ragione, io non lo so. Hanno tenuto un atteggiamento, diciamo così, di distacco da questi movimenti, però non so se è stata una bella azione, ecco quello che voglio dire. Beh, sicuramente un momento di confronto importante viene, diciamo, a cadere nel vivo, nel pieno della manifestazione che ha interessato nelle settimane scorse tutto il movimento degli agricoltori. È un'occasione di confronto, di scambio di idee, un momento importante anche di proposta, in modo che i nostri dirigenti, soprattutto il presidente nazionale e i nostri massimi dirigenti, possano portare a Bruxelles le nostre istanze. Questo è quello che ci aspettiamo dalla giornata di oggi. Vedi un bel futuro o sei preoccupato del futuro di questo settore? No, assolutamente no, un po' preoccupato, logicamente sì,
ma sicuramente siamo imprenditori e dobbiamo avere anche un po' la visione nelle nostre aziende, quindi io sono un po' ottimista, sono positivo che ci saranno dei cambiamenti e anche molto migliori.